Cari amici di Stereo 92 Web, Silvana vi saluta. Oggi sono qui in compagnia di una mia carissima compagna di scuola, Monia Monti. Mi ha raccontato una bellissima storia e vorrei che fosse proprio lei a raccontarvela. Monia, vuoi raccontarci qualcosa di te e del perché oggi ci troviamo qui? Innanzitutto un saluto a tutti gli amici del web. Come ricordava Silvana, appunto, io mi chiamo Monia Monti, lavoro come pedagogista, mi occupo del coordinamento della formazione del personale che lavora nei nidi e nelle scuole dell'infanzia e parallelamente a questo mi occupo di tecniche di meditazione e di rilassamento rivolte agli adulti e ai bambini. E oggi sono qui per parlare del mio libro Bambini calmi e felici, tecniche di meditazione per bambini e adulti per gestire l'ansia e lo stress della EFIS Editore. Allora oggi parliamo di questo libro, Bambini calmi e felici. Com'è nata l'idea di scrivere questo libro? Ma guarda Silvana, allora, questo libro intanto è frutto di un'esperienza sul campo e dell'aver coniugato le mie competenze in ambito pedagogico con le mie competenze nell'ambito energetico, quindi nell'ambito della meditazione e del rilassamento. Per tanto tempo devo dire che ho portato avanti questi due filoni in maniera parallela, come in qualche modo fossero separati e non collegati tra di loro. A un certo punto mi sono resa conto che un qualche cosa non andava e ho iniziato così a pensare alla possibilità di mettere la pedagogia al servizio del mondo energetico, il mondo energetico al servizio della pedagogia e in particolare ho iniziato a studiare dei percorsi di meditazione da rivolgere ai bambini all'interno delle scuole, in particolare già a partire dalle scuole dell'infanzia per arrivare poi alle scuole primarie e alle scuole secondarie. Questo è fondamentalmente come è nato questo libro, dall'aver coniugato le mie competenze pedagogiche con quelle della meditazione e del rilassamento. Bene Monia, vuoi dirci anche come è strutturato il testo di questo libro? Sì, allora questo libro fondamentalmente è strutturato in tre parti. C'è una primissima parte che se vogliamo è di carattere un pochino più teorico e quindi dà delle informazioni su quelli che sono ad esempio i benefici della meditazione, quindi cosa possiamo ottenere praticando queste tecniche di rilassamento. Fornisce una serie di informazioni ad esempio del rapporto tra meditazione e stereotipi, perché purtroppo per quanto si parli di meditazione, di rilassamento, di fatto ci sono ancora tantissimi pregiudizi e stereotipi legati a questa disciplina. Questo come altri concetti. C'è una seconda parte del libro che invece è decisamente molto più operativa e molto più pratica. Infatti è possibile rintracciare tantissime indicazioni su come realizzare un efficace programma di meditazione sia in ambito educativo, scolastico che anche familiare. Quindi chi ha esperienza o chi non ha esperienza può trovare all'interno di questo libro tantissime indicazioni operative, così come vengono date ad esempio informazioni su il ruolo dell'adulto, quindi che ruolo l'adulto deve avere nel momento in cui conduce una sessione di rilassamento con i bambini, come organizzare uno spazio, dove organizzare una sessione di rilassamento e tante tante altre informazioni. Una cosa molto molto interessante, o perlomeno per me è molto molto interessante, all'interno del libro trovate tantissime tracce di meditazione. Ogni traccia indica la finalità che si propone di raggiungere, anche perché ci sono meditazioni che in qualche modo così ci aiutano a rilassare più la nostra parte mentale, altre che ci aiutano a gestire più la nostra parte emozionale, altre ancora a rilassare più il nostro corpo e altre ancora, se vogliamo, a sostenere più la nostra parte energetica. Quindi queste tracce di meditazione ci aiutano, vi danno delle indicazioni prima di tutto su come gli obiettivi che intendete raggiungere, danno delle indicazioni proprio anche pratiche rispetto al tempo che occorre per praticarla e alla fascia di età a cui è consigliato rivolgere questa tecnica di rilassamento. E un'ultimissima parte del libro invece contiene una ricerca che è stata svolta nel territorio forlivese che ha coinvolto oltre 300 bambini di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, coinvolti ovviamente in un progetto di tecniche di rilassamento e di meditazione.
Bene Monia, io avrei una richiesta da farti. Hai piacere di leggerci una parte di questo libro proprio per farci capire quanto è importante leggere questo libro per rilassarci al meglio? C'è proprio un punto che tu vorresti spiegarci meglio? Ma allora, guarda Silvana, sono molto contenta di questa cosa. A dire la verità, ci sarebbero tanti passaggi che mi piacerebbe leggere, poi mi rendo conto che ci sono dei tempi tecnici, quindi la cosa ovviamente non è possibile. Rintraccio alcuni punti che per me sono, penso siano, ecco, così importanti, li ritengo importanti. E uno di questi, ad esempio, fa riferimento alla possibilità di portare l'attenzione all'individuo nella sua totalità, nel senso che sia in ambito lavorativo, sia in ambito educativo che scolastico, molto spesso siamo molto più concentrati al raggiungere determinati obiettivi, determinati risultati, e a volte la risorsa umana un pochino la si perde per strada, nel senso che siamo veramente molto più concentrati ad ottenere dei risultati. E attraverso le tecniche di meditazione è possibile in qualche modo riposizionare l'attenzione all'individuo nella sua totalità. Leggo un passaggio rispetto a questo. Tutto è accelerato, tutto è fatto di corsa per raggiungere talvolta non si sa bene quali obiettivi. Molte volte ci si trova nella situazione di non aver ancora completato un percorso che già si pensa e si progetta quello successivo. Si è proiettati più nel futuro, nel passato, che non nel presente. Troppo spesso manca un tempo disteso per ragionare in maniera approfondita sui processi e sulle emozioni che ci nutrono e ci accompagnano. La centratura è sui risultati e sugli obiettivi, ed è solo in maniera marginale che si considera come le persone vivono, come si sentono e come giungono ad un prodotto finale. Il benessere, i bisogni e la valorizzazione dell'individuo passano in secondo piano. Questo libro vuole riportare l'attenzione prima di tutto all'individuo come preziosa, ineludibile risorsa da cui partire e da prendere in considerazione per e nella progettazione di percorsi educativi e scolastici. Vuole sottolineare la necessità di considerare i bisogni e le emozioni che ogni persona inevitabilmente porta nei contesti lavorativi, scolastici, educativi e familiari. Questo passo del libro, Monia, mi è piaciuto tantissimo. Come posso acquistare questo libro? Allora, il libro lo si può acquistare online, tipo su Amazon, oppure lo si può richiedere direttamente alla casa editrice, alla Efis Editore, oppure normalmente nelle librerie. Nelle migliori librerie potete trovare il testo. Benissimo, Silvana e Monia vi salutano, vi ringraziano per l'attenzione e ci risentiamo e vediamo alla prossima occasione. Ciao! Ciao a tutti!